Grazie Presidente. Oggi interveniamo in un'aula praticamente vuota su un argomento così importante e questo penso che sia una cosa incredibile. Io penso che molti colleghi non siano presenti un po' perché si vergognano di quello che stanno approvando. Signor Presidente, settimana scorsa è successa una cosa veramente gravissima e vergognosa. Noi abbiamo fatto una dura e lecita opposizione facendo ostruzionismo a questo provvedimento, a questo incredibile provvedimento. Avete tentato di invertire l'ordine del giorno anticipando un altro provvedimento, quello sulle demolizioni in Campania. Avete tentato di forzare la mano, ma non siete riusciti a portarlo avanti settimana scorsa. E io penso che sia anche perché all'interno di questa composita maggioranza, ripeto, a cui si è aggiunto anche il Movimento 5 Stelle, ci siano dei grossissimi dubbi, perché forse oggi vi siete resi conto, soprattutto con l'emendamento di prima, che state facendo una cosa gravissima per la nazione. Ci saranno dei gravi risultati da quello che avete fatto. Questo è la cancellazione del reato di immigrazione clandestina, è la cancellazione in realtà di un reato che esiste in tutta Europa, che sia chiaro. Esiste in Belgio con reclusione di 3 mesi, in Danimarca 1 anno, in Germania reclusione fino a 3 anni, in Grecia 3 mesi, Regno Unito multa fino a 5.000 sterline, reclusione fino a 1 anno, in Francia un'ammenda di 4.000 euro e reclusione fino a 1 anno. Quindi è falso quando dite che questo reato non esiste in Europa. Esiste in tutta Europa, esisteva anche in Vaticano, che sia chiaro. In Italia in realtà questa norma è stata completamente disapplicata dai giudici, citando normative comunitarie, e questo è un tipico esempio di certezza della pena. La cancellazione provocherà, signor Presidente, una vera e propria invasione. Da gennaio sono arrivati nel nostro territorio, che sia chiaro, quasi 2.000 disperati, una città intera ogni mese che arriva nel nostro territorio e che noi dobbiamo mantenere. Rendetevene conto. Su queste gravi responsabilità io penso che bisogna ricordare il caro ministro Kyenge, che fin dall'inizio del suo mandato ha chiesto la cancellazione del reato di immigrazione clandestina, modifica della cittadinanza dallo ius sanguinis allo ius soli e perfino le quote degli immigrati nella pubblica amministrazione. Io lo dico chiaramente, signor Presidente, un ministro si sceglie per le competenze, non certamente per il colore della pelle. E lo ripeto ancora, un ministro si sceglie per le competenze e non per il colore della pelle. E la competenza, abbiamo dimostrato che qual è la competenza del ministro Kyenge. Faccio un esempio. Il ministro ha praticamente abbandonato in Congo 40 bambini adottati da famiglie italiane che sono tornate in Italia senza i figli. Il ministro doveva restare là, signor Presidente. Io, se fossi stato ministro, non me ne sarei andato dal Congo. E come dovrebbe fare il ministro Bonino con i nostri marò in India? Dovrebbe stare là e portarli a casa. E sull'immigrazione, altro che mini sondaggi in rete come quelle dei 5 Stelle. Io adesso vi dirò cosa è successo quando sulle dichiarazioni del premier inglese Cameron, quando ha parlato di ridurre l'afflusso degli stranieri. Allora, in Italia, alla domanda nei confronti dell'immigrazione lo Stato italiano dovrebbe essere più severo, hanno risposto molto e abbastanza il 76% degli italiani. Tanto per dire cosa servono le consultazioni in rete fatte dal Movimento 5 Stelle. Perfettamente in linea con quanto ha dichiarato il Premier Cameron, quindi 3 cittadini su 4.
Poi, la cittadinanza italiana dovrebbe essere revocata se costoro dimostrano di non condividere i nostri valori e commettono reati, molto e abbastanza il 77%. Gli immigrati dovrebbero fare un corso di lingua italiana, educazione civica, prima di essere regolarizzati, molto e abbastanza il 78% degli italiani. Insomma, gli italiani la pensano come Cameron, come gli inglesi, non come voi del Movimento 5 Stelle. E questa è una cosa che è assolutamente condivisibile. Quello che avete fatto voi con la cancellazione del reato di immigrazione clandestina, trasformandolo in un illecito amministrativo, vi assumete una gravissima responsabilità. E questo lo diciamo subito, questo è un provvedimento assolutamente inutile, lo ripeto, è un provvedimento inutile, che per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri bisogna applicare quello che noi diciamo da tempo: bisogna costruire nuove carceri e soprattutto bisogna fare scontare la pena a quel 60% di detenuti stranieri che sono nei nostri carceri, che devono essere spediti nel paese d'origine. Avete cancellato gravissimi reati che hanno una grave attenzione sociale. Noi non distinguiamo tra grande criminalità, tra microcriminalità. Questa per noi è tutta criminalità. Come avete potuto cancellare e depenalizzare il furto in abitazione, la truffa, la ricettazione, lo stalking? Quanto abbiamo lavorato tutti insieme per introdurre lo stalking nel codice penale? La pornografia minorile? Questa è una vergogna. La soluzione, come dicevo prima, passa attraverso la realizzazione di nuove strutture e soprattutto facendo carcerare i detenuti all'estero. E adesso concludo, Presidente. Noi non abbiamo preso parte alla votazione dell'emendamento del Governo che trasforma l'illecito amministrativo del reato. Prego di eliminare immediatamente questi cartelli, prego i commessi di rimuoverli. Senatore Bitonci, la prego di non infrangere le norme di comportamento dell'Aula. L'unico risultato è che non si ascolteranno le sue ultime battute di dichiarazione di voto. Ha concluso? No, non ho concluso. Allora concluda. Grazie, grazie comunque e complimenti ai colleghi che sono la vera forza del gruppo del Senato, che anche questa volta hanno dimostrato di non mandarla a dire, perché le cose che diciamo sono chiare. Non vogliamo essere complici di questa abnorme manovra con tutti gli italiani, compiuta da questa nuova pseudo maggioranza formata dal PD e dal 5 Stelle rosse. La bocciatura del nostro emendamento per ripristinare il reato di clandestinità rappresenta un vergognoso passo indietro verso l'inciviltà. Abolire il reato di immigrazione clandestina e demolire i pilastri della Bossi-Fini, insieme con l'approvazione di continui svuotacarceri, sono gravissimi e pericolosissimi errori per la sicurezza delle nostre città e dei nostri cittadini. La maggioranza è spaccata e si è visto oggi. Purtroppo sono prevalse le logiche di palazzo, questo falso buonismo legato a politiche sconsiderate di alcuni ministri porterà all'invasione dell'Italia, che sia chiaro, e con esso aumenterà la delinquenza e la violenza. Letta, la Chienge, la Cancellieri, che sentiremo dopo, facciano i conti con questa prospettiva, sappiano che saranno complici insieme con tutti quelli che oggi hanno votato contro alla nostra proposta, che era quella di reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. Bravo, bravo.